Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Noi abbiamo voluto capire bene sta faccenda com'è. E quindi abbiamo chiesto direttamente a Rampelli perché questa cosa. Buonasera Rampelli. Salve, bentrovati. Insomma, lei ha voluto rimuovere questo dipinto da Montecitorio. Perché? È una questione culturale. E dove vorrebbe collocarlo? Si colloca al di fuori della democrazia parlamentare. Sì, ma dove? Altrove. A me pare un'opera valida, l'artista avrà impiegato anni per arrivare a questo livello di... Ci ha messo 20 giorni. Ministro, stiamo parlando di un quadro appartenente alla Pinacoteca di Brera. Gliene restituisca. Va bene, la restituiremo. Anche perché lei ha già trovato un'opera sostitutiva. Sì. E quest'opera sarebbe... un calendario erotico? Se ci sono delle cose che non funzionano, noi abbiamo non il diritto, ma il dovere di proporre dei cambiamenti. Ma perché proprio un calendario erotico? Per poter anche indurre le giovani generazioni a ritrovare il gusto. Per esempio, quali giovani cittadini dovrebbero ritrovare il gusto con questo calendario? I cittadini omosessuali, per esempio. Non mi pare che ci sia un desiderio di discriminare qualcosa o qualcuno. Tecnicamente, cosa ci può dire di queste foto? Ci si può perdere dentro, nei sogni, nelle utopie che ispirano. Marzo è la sua foto preferita? Sì. E perché? La ritengo molto autentica, molto autentica. Con questa coperta leopardata. E la coperta comunque è corta. Certo, quasi ipnotica. Una parte viene verso di noi. Addirittura? Fermo restando che l'amore... è diciamo intangibile ed è il fattore decisivo. L'amore. No, ma infatti il mio primo pensiero è stato l'amore a vedere questa foto. È bravo. È bravo.